Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Caso Abu Omar, prosciolti Pollari e Mancini. Ucraina, UE promette soldi ma con riforme. MPS, truffa alla banca da 90 milioni, decine di perquisizioni. Si chiude con un proscioglimento per non luogo a procedere a motivo del segreto di Stato la vicenda legata al sequestro dell'ex imam di Milano Abu Omar. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha annullato la sentenza d'appello nei confronti dell'ex capo del servizio segreto militare Niccolò Pollari e per l'allora numero 3 Marco Mancini. L'Unione Europea offre sostegno finanziario all'Ucraina a patto che ogni aiuto sia legato a riforme economiche. Il paese ha bisogno di oltre 25 miliardi di euro per scongiurare il rischio di default. Intanto è stato emesso un mandato di arresto per l'ex presidente Yanukovych, accusato di omicidio di massa. Decine di perquisizioni della Guardia di Finanza in diverse sedi del Monte dei Paschi di Siena in relazione a una truffa da oltre 90 milioni di euro nei confronti dell'istituto bancario. Sono 11 le persone indagate, fra loro ex funzionari e broker che facevano una cresta del 5% sulle operazioni di notevole importo finanziario. Primi segnali di recupero nella produzione dell'industria metalmeccanica. L'ultimo trimestre 2013 registra un più 1,1% sul trimestre precedente e più 0,7% su base annua. Per il numero 2 di Federmeccanica, Roberto Maglione, la ripresa è però debole, non preannuncia un'inversione di tendenza. È stato fermato e portato in questura il presunto aggressore di Alfredo Famoso, il tassista di 68 anni che domenica sera è stato aggredito a Milano dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima dell'aggressione è arrivato in coma all'ospedale Niguarda e le sue condizioni sono gravissime. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò italiani, non saranno processati in base alla legge antipirateria. Lo ha deciso il governo indiano. New Delhi ha riconosciuto l'inapplicabilità del suo act, che prevede anche la pena di morte. L'udienza è stata nuovamente aggiornata al 7 marzo. Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Pescara. Cosmi si è accordato fino al termine della stagione. Sono contento di essere arrivato a Pescara, le sue prime parole dopo la firma. Il tecnico umbro prende il posto di Pierpaolo Marino, esonerato dopo la sconfitta, la sesta consecutiva, subita a Bari per 1-0.